Buongiorno, bentrovati. Allora, oggi proveremo a fare un'altra uscita qui a Roma. Vi porterò in uno dei posti che secondo me sono i più belli. Si va. Mi trovo sotto i castelli romani. Ho preso l'acqua ieri per la pasta, oggi per la minestrina. Vabbè, calda, madonna che schifo. Niente, vi cercherò di portare ai castelli, una delle zone più belle di Roma e chiaramente, come ieri, mi sa che l'acqua non la prenderò sulla fontana, che è tutto nero, si va. Ho evitato di filmare la strada per arrivare fin qui perché l'attraversamento dalla periferia di Roma non è che sia proprio il massimo. Guardate che cielo nero, si va. Prima tappa dei castelli, Castel Gandolfo. Castel Gandolfo è conosciuto perché è la residenza estiva dei papi e perché c'è il lago di Castel Gandolfo o lago di Albano. Guardate che meraviglia, quella lassù, quello lì è Monte Cavo, che è una delle due punte più alte dei colli albani, 950 metri. Andiamo a vedere il paese, si va. Entrata al paese, c'è una rampetta all'11, eccoli. Ah, entrata al paese, dico no, chissà perché i papi sempre in alto stanno, non si sa, si va. Questa è la residenza estiva del Papa. Paesino bellino, guardate che amore. Regalini, ma soprattutto se non casco. Se non casco, faccio vedere la visuale. Se non casco, sto attaccata. Guardate che meraviglia. Giornatina un po' bruttina, però i colori un po' spenti, però. I rampe del paese, ma no, te rampe nella vita, guarda che roba, tutte rampe sto paese. Allora, dicevo, quella è la residenza del Papa, questa è la piazzetta di prima e questi sono i localini belli. Chiaramente siamo di mattina, buongiorno, e non c'è nessuno, siamo noi. Questo è uno dei paesi più carine dei castelli, eh? Eccoci qua. Proseguiamo. Il lago di Castel Gandolfo è di origine vulcanica. Comunque il cielo è blu sopra le nuvole, eh? Sicuramente.
Noi siamo diretti quel paesino là, quello lì, quello è Nemi. E adesso ci sarà una strada molto particolare che ci arriva. Andiamo a vedere. Ora vi porterò alla Parigi-Roubaix dei noi altri. Questo è il selciato tipo a Parigi-Roubaix e praticamente questa strada porta tutta così sulla costa fino lassù dove c'è Nemi, e a Nemi c'è una sorpresa. Si va! Ma voi ci credete? Ma voi ci credete? Ci crederete mai? Una strada abbandonata di domenica su un selciato. Indovinate che c'ho dietro? La macchina. Ci si crede? Vabbè, si va. Guardate che roba. Ancora col Belgio. Ancora col Belgio. Praticamente mi hanno aspettato solo un pezzo. Adesso sono ripresi i San Pietrini, appunto era tutta così. Hanno aspettato un pezzo. E un pezzo no. Va a capire i motivi. Boh, si va. Una stradina impegnativa che c'ha delle punte a 13 asfaltate con i San Pietrini, la pedalata neanche regolare, insomma non è una passeggiata. Si va. Eccoci arrivati. Insomma, per la sui San Pietrini impegnativo, impegnativo. Pensa a quelle gare che fanno i professionisti in Belgio. Oh, tanta roba, tanta tanta roba. Comunque siamo arrivati al paese. L'entrata è questa. Qui siamo sulla terrazza degli innamorati. Guardate, purtroppo mi dispiace che il tempo fa schifo, perché se fosse stata una bella giornata qua i colori sarebbero stati diversi. Spero che renda un pochino. I castelli comunque sono stupendi. Sì, i castelli sono stupendi. Andiamo al paese. Paesino di Nemi è veramente veramente bellino, eh? Qui a Nemi c'è una cosa caratteristica, che sono le fragoline di bosco. C'è la coltivazione di fragoline di bosco, c'è anche la sagra, eccole qua. Ma la cosa spettacolare non sono le fragoline solo così come frutto, ma andiamo a vedere. La cosa più caratteristica sono queste. Questi sono tiramisù?
alle fragole del bosco, crostatine, tutte le dimensioni. E niente, andare così, così, andare così. Crostatina. E niente, quando si arriva a Nemi non si può resistere alla crostatina, non so se avete visto che spettacolo, è una delle cose meravigliose proprio del paese, oltre al fatto che il paese è un amore, veramente qua. Ora purtroppo, ripeto, la giornata lascia molto a desiderare, però Nemi è uno dei paesetti più bellini dei castelli romani. Sono arrivata a Genzano di Roma e qua il paese fa un pane tipico, un pagnottone di pane tipico qua del paese, spettacolare. E comunque i castelli se mangia, se beve, se canta, come si dice qua a Roma, insomma, quanto si tratta da mangiare qua. Eppure il vino dei castelli, famoso. Comunque questo è Genzano. Non mi ricordo se l'ho detto, ma anche il lago di Nemi è di origine vulcanica, come poi tutta la zona dei Colli Albani è di origine vulcanica, anche se chiaramente sono tantissimissimi anni che insomma non ci sono state più manifestazioni e non sono vulcani attivi, chiaramente. Vabbè. Oggi è una giornata wild, guardate che tempo, cioè qui oggi se uno torna a casa asciutto è come la sostanza, è come vincere a tanno all'otto se torni a casa asciutto, non è possibile. Sì, ma allora, no, dicevo prima che i castelli sono insomma rinomati per come si mangia e non guarda un po', la fatalità ha voluto che facendo questo giro ai castelli stamattina, fra i paesi che abbiamo attraversato, naturalmente siamo passati in uno dei paesi principali, che è Ariccia. Ariccia è rinomata per la porchetta, cioè la porchetta d'Ariccia è, cioè, tanta roba. E indovinate un po', e c'è stata la sagra della porchetta. Guardate, ma è tutto chiuso chiaramente perché è mattina, però no, dico, adesso uno come si deve comportare? Ora uno voleva far bravo, no? Dice, vabbè, passa Ariccia, proseguo. Prima la crostatina con le fragole. Adesso ti trovi alla sagra della porchetta, la porchetta più buona di Roma, tutta la zona. Non lo so, ditemi voi. Cioè, uno che dovrebbe fare? Non lo so, ditemi voi. Ora va bene che abbiamo trovato la sagra della porchetta, però a parte sta botta di fortuna che chiaramente in qualche modo non so se si potrà, forse me salvo perché forse ancora è chiuso perché vedo che stanno sistemando, quindi forse apre pomeriggio. Comunque a parte questo, qui a Ariccia vedete tutti questi cose qua, tutti questi locali, tutti questi così, ecco, praticamente a Ariccia queste si chiamano fraschette. Niente, tu entri lì e che pesi, che ne so, 50 kg? Esci e ne pesi 70. Ci vuole poco. Ecco. Hai capito come? Così. Per il pomeriggio? Pomeriggio apre? La fiera. Bene. Insomma, uno vuole sta dieta e ci riesce. Vabbè, vado. Eccolo. Niente, questa è la dieta del ciclista. Pane con la porchetta. Che devi fare? E niente, uno ci prova a far bravo, ma voi che avreste fatto a posto mio? Cioè, che buca, un panino con la porchetta alle 10 di mattina. Vabbè, pazienza. Oh, allora adesso invece vi voglio far vedere un'altra cosa caratteristica qua di Ariccia, che a parte la porchetta e anche le fraschette e tutte queste cose buone, purtroppo c'è sta una cosa negativa, cioè questo.
Questo è il famoso punto di Ariccia, che purtroppo vanta un primato negativo, una cosa brutta, perché tante persone si sono buttate giù dal ponte. Infatti ci hanno messo le grate, vedete le reti? Le reti per evitare che la gente si suicidasse dal ponte d'Ariccia. Infatti un detto a Roma è: ma che vatta a buttare il ponte d'Ariccia? Non è una cosa bella, era meglio la porchetta. Però purtroppo sono capitate un sacco di disgrazie su questo ponte. E noi adesso, cioè io adesso proseguo, perché qua fino adesso asciutta, fino adesso asciutta, ma ho paura che ci rimango per poco, se va. Niente, come non vinco il Ternalotto, non vinco manco che non pioveva, ha cominciato a piovere e quindi mantellino. C'ho la sensazione, così giusto proprio una sensazione, che ne prenderò proprio tanta, ma proprio tanta. Andate qua. Sì, va, speriamo in pian fulmine. Può essere stessa nuvola, piove. Come pioveva, come pioveva. Eccomi arrivato in Colume. Bei 25-30 km sotto la pioggia oggi, oggi meglio, ci siamo superati, vabbè, comunque a parte questo spero, anche se mi dispiace che con questa giornata i castelli non si sono visti nel loro splendore, che i colori chiaramente quando c'è il sole è tutta un'altra cosa. Comunque magari lo rifaremo più avanti. Io spero che comunque il video vi sia stato gradito e niente, noi ci vediamo al prossimo video, grazie come sempre, buona giornata. Thank you.